Con Cristina Valenti, direttrice artistica della settima edizione di Scenario Festival a Bologna, Manifattura delle Arti, dall'1 al 4 settembre 2024. Ben trovata. Grazie, grazie Federico. È sempre un piacere dialogare sui nostri progetti. Raccontiamo cos'è, spieghiamo. Si tratta della settima edizione di Scenario Festival che per la sesta edizione si svolgerà a Bologna nell'area della Manifattura delle Arti, quindi fra gli spazi del Dams Lab, del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna e questo suggestivo spazio del Parco del Cavaticcio dove noi allestiamo un palcoscenico all'aperto. E quest'anno abbiamo uno spazio in più, ossia i giardini Klemlen, sempre nella stessa area, dove montiamo una baracca dei burattini, perché questo è il contenuto nuovo di quest'anno, che essendo anno pari 2024 è dedicato all'infanzia e all'adolescenza. Perché noi appunto alterniamo biennalmente i contenuti del festival in relazione al premio scenario che quest'anno appunto è dedicato all'infanzia e all'adolescenza e di cui il festival conterrà il finale del premio, che saranno un po' il cuore, il focus del festival. Si tratta di 10 corti teatrali in concorso per aggiudicarsi questo premio scenario infanzia e adolescenza. Si tratta di lavori di 20 minuti che nel caso di vittoria riceveranno un contributo di 8.000 euro come sostegno alla realizzazione dello spettacolo compiuto. Com'è il tenore dei lavori che sono arrivati? Dal nostro punto di vista è molto soddisfacente perché questi giovani dimostrano di interpretare con grande consapevolezza e sensibilità la realtà contemporanea. Direi come cifra fondamentale non fanno sconti al loro modo, alla loro condizione di vivere il presente. Sono under 35, quindi vivono tutte le complessità e le contraddizioni dell'essere giovani in questo nostro presente, e loro riflettono tutto questo con grande consapevolezza, anche per certi versi in modo spiazzante, proprio perché non fanno tanti conti, sia che si occupino della pervasività dei social nella vita contemporanea o la violenza, le guerre, ma anche nel modo in cui rileggono la storia. Ci sono almeno due progetti che guardano indietro, affrontando vicende storiche, e anche in questo caso, diciamo, interrogano il presente senza indulgenza a partire dalla lettura della storia. Quindi grande consapevolezza e lucidità e un po' di pessimismo di fondo comunque, questo un po' fa pensare. Come saranno articolate le giornate? Con lavori che inizieranno la mattina, in particolare proprio per la presentazione dei progetti candidati al premio, quindi ci saranno sessioni mattutine e pomeridiane per i candidati al premio, in particolare alla mattina i candidati al premio Scenario Infanzia e il pomeriggio Scenario Adolescenza. Poi avremo una fascia di prima serata in cui avremo questi new entry nel nostro festival, che sono i burattini portati dal teatro medico ipnotico di Patrizio Dall'Argine, un artista eclettico, genialissimo, che viene da scenario. Patrizio Dall'Argine ha vinto nel 1999 il premio scenario. Lui, scherzando, dice: sono l'ultimo vincitore del Novecento, infatti l'ha vinto nel 1999, con un progetto non di burattini, ai burattini si è dedicato in seguito, e adesso porta avanti questa esperienza in un modo molto originale, molto anche artistico. Lui è anche uno scultore, scolpisce questi burattini in legno, insomma, si tratta di qualcosa di davvero prezioso. E quindi in prima serata alle 19 ci saranno i burattini al Parco Klemlen. Poi la sera ci saranno gli spettacoli a partire dalle 21 al Giardino del Cavaticcio, e saranno anche in questo caso spettacoli rivolti a un pubblico infantile e adolescenziale, presentati da compagnie che a suo tempo hanno vinto o sono stati segnalati o sono stati finalisti del premio scenario. Partiamo dal 1° settembre con Casca e la Bambola Viaggiatrice del Teatro delle Apparizioni, poi il giorno successivo, 2 settembre, la Bicicletta Rossa di Principio Attivo Teatro, poi il 3 settembre abbiamo Cenerentola di Zaches Teatro, e il 4 settembre invece porteremo sul palco esterno gli spettacoli vincitori, ossia i corti di 20 minuti, vincitori rispettivamente del premio scenario infanzia e del premio scenario adolescenza, perché nel frattempo ci sarà stata la premiazione con il verdetto. Alle 17 ci sarà la premiazione, alle 17 del 4 settembre, mercoledì, l'ultimo
all'interno del festival, preceduta da un talk. Quest'anno il talk, questa presa di parola rivolta ai candidati al premio, sarà pronunciata da Valentina Dalmas, che è un'attrice, regista, danzatrice bravissima, che ha vinto per ben 2 edizioni il premio Scenario e quest'anno sarà presidente di giuria. Quindi gli artisti che sono passati per Scenario sono i protagonisti del festival a tutti gli effetti, sia che siano giovani candidati, sia che siano compagnie ormai affermate, sia che si tratti di giurati e quindi in questo caso presidenti di giuria, ma anche abbiamo i laboratori, quindi Dall'Argine, ad esempio, è editore di Scenario, oltre a presentare i suoi spettacoli di Burattini, condurrà un laboratorio che si intitola Luce Nera e sarà un laboratorio creativo di costruzione di burattini. È iniziato prima del festival perché il 2 settembre poi presenteranno il risultato finale e quindi questi bimbi dai 5 anni in su partecipano a questo laboratorio e il 2 di settembre presenteranno questo risultato finale, che sarà una sorta di gioco in una baracca vera e propria di burattini, comunque sarà montata per loro. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Per noi è un'edizione speciale perché è dedicata ad Alessandra Belledi e Stefano Cipiciani, queste due importanti persone, importanti soci di Scenario che purtroppo ci hanno lasciato negli ultimi mesi, che sono stati anche importanti operatori teatrali che hanno davvero realizzato cose importanti nel mondo del teatro, di innovazione in generale. Purtroppo ci hanno lasciato e a loro dedicheremo un omaggio che si intitola proprio dedicato ad Alessandra Belledi e Stefano Cipiciani, sotto titolo L'omaggio degli artisti di Scenario, e questo omaggio aprirà il festival domenica 1 settembre 2017 e sarà un omaggio teatrale, cioè saranno artisti passati per Scenario che presenteranno dei pezzi di teatro in ricordo di Alessandra e Stefano. Ci sarà prima un ricordo vero e proprio che sarà pronunciato da Marco Bagliani, che fra l'altro è stato anche ideatore e fondatore di Scenario nel 1987 e caro amico e compagno di strada di Alessandra e Stefano. E poi ci saranno appunto gli omaggi degli artisti, che sono artisti importanti perché sono Marta Cuscunà, Babilonia Teatri, Fratelli dalla Via, Fabrizio Pallara e Emma Dante con la sua attrice Italia Carroccio, e quindi Sotterraneo, e Patrizia Dall'Argine, che abbiamo già nominato. Riferimenti internet sono nel nostro sito www.associazionescenario.it, dove c'è una pagina proprio dedicata al festival. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. 7ª edizione di Scenario Festival a Bologna, Manifattura delle Arti, dall'1 al 4 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Cristina Valenti. A presto! A presto, grazie infinite per l'ospitalità.